Carissime amiche ed amici, ben ritrovati. Abbiamo discusso, ritengo, abbastanza sulla città metropolitana. Abbiamo tentato in tutti i modi di capire che la città metropolitana non è la provincia, assolutamente, ma è qualcosa di nuovo, qualcosa di importante. E abbiamo anche capito e visto che tutti i politici che si sono alternati in questa trasmissione erano e sono d'accordo sull'importanza della città metropolitana ed è una delle cose più belle questa, in particolare quando c'è l'unione nelle idee, nelle convinzioni di portare avanti dei discorsi seri e capaci per la nostra provincia. Certo, a volte noi ci troviamo anche di fronte a qualcuno che non è d'accordo, ma sono come le mosche bianche in tante mosche nere. Ecco, le mosche nere sono tante, ogni tanto c'è pure qualche mosca bianca. Ritorna questa sera ospite, di questa trasmissione Politicando, dove noi andremo ad interessarci del nuovo tema che il 4 dicembre ci porterà a votare il referendum per il sì. Votare sì o votare no. Naturalmente, anche in questo caso, noi dobbiamo capire perché la riforma della Costituzione sta per arrivare, cioè si andrà a votare per la riforma della Costituzione, quella Costituzione che il 22 dicembre del 1947 è nata e da allora noi abbiamo sempre questa Costituzione composta da 139 articoli, altre poi la vedrete più tardi, sentiremo parlare meglio, divisa in due parti, la prima parte che si interessa dei diritti e dei doveri dei cittadini, la seconda parte riguarda l'ordinamento della Repubblica. Oggi questa Costituzione si vuole modificarla. Ospite di questa trasmissione è l'avvocato Antonino Castorina, capogruppo PD al Comune di Reggio Calabria e secondo eletto nella città metropolitana, dopo Belcastro. È ospite graditissima anche questa sera la coordinatrice metropolitana dei Giovani Grazie. Democratici, Katia Tribodo. Insieme a loro cercheremo, tenteremo di cominciare a capire a che cosa andiamo incontro. Perché, quali sono le ragioni per votare sì? Lo vedremo questa sera e poi lo vedremo ancora con altri ospiti, oppure le ragioni per votare no. L'avvocato Castorina ha dato sempre enorme disponibilità nei confronti della nostra emittente, nei confronti personali e questo mi fa molto molto piacere, perché vedete, in politica a volte si è vicini nel momento in cui si ha necessariamente forse bisogno, mentre l'avvocato Castorina dimostra sempre la sua disponibilità, è con la gente, vuole essere con la gente, e questo è un fatto che ti deve inorgoglire e dare un senso di maggiore rispetto. Altri invece molto probabilmente ci tengono un pochettino di più alla poltrona, no? Tipo ad esempio, andiamo a vedere un attimino, perché nel vostro partito, e poi entreremo, no? Ci sono quelli che sono d'accordo per il sì. E qualcuno ad esempio che è d'accordo e vota no, Bersani, qualcuno, ecco, cioè che c'è? Perché succede questo? Diciamo, la risposta è molto semplice. Da un lato c'è la volontà di aprire una fase di cambiamento e di rinnovamento totale, dall'altro lato c'è invece una necessità di provare a conservare lo stato delle cose. Non è un caso che tutti coloro i quali sono i sostenitori del no fanno parte di quella vecchia politica che noi vogliamo travolgere e superare con i fatti e con gli eventi. Non è un caso che votano D'Alema, non è un caso che votano Bersani e che questo no si unisce a quello di Berlusconi, Grillo e Salvini. C'è un fritto misto, diciamo, di forze politiche, di personaggi della politica, della vecchia politica, che insieme ragionano sul no, non perché pensano che la riforma non sia giusta e corretta, ma perché vogliono invece provare a mantenere le poltrone e diciamo, i privilegi che noi in maniera spontanea, in maniera
con l'innovazione, con la volontà, con la forza dei fatti, stiamo provando invece a scardinare. Lo ha fatto Matteo Renzi scalando il partito e diventando poi presidente del Consiglio dei Ministri. A livello locale, l'esempio di rinnovamento lo ha esemplificato al meglio Giuseppe Falcomatà, che ha vinto le primarie per sindaco, è stato eletto sindaco di Reggio e ha fatto sì che la sua lista diventasse la prima lista dentro la città metropolitana. E chiaramente, insomma, c'è sempre, quando c'è una volontà di cambiamento, quando c'è un qualcosa di nuovo, un timore da parte dei vecchi, diciamo, della vecchia guardia, di poter provare a mantenere le cose come sono. Basta guardare anche la geografia della provincia di Reggio Calabria e andare a vedere chi è per il sì e chi è per il no, e si capisce, insomma, come c'è da un lato una spinta generazionale che vuole cambiare e riformare, dall'altro invece una spinta conservatrice che invece vuole mantenere i privilegi di un passato che ovviamente noi vogliamo superare. Sostanzialmente questi. Signorina Katia, perché votare sì? Beh, sicuramente oggi noi siamo qui invitati e ringrazio Telepiana. È la dimostrazione di come la politica e il futuro della politica sta nei giovani. Il Partito Democratico investe sui giovani e, come già ha detto Nino, è il presidente Matteo Renzi stesso, che io ne sono ovviamente la protagonista perché ho frequentato la scuola di formazione del partito, Classe Dem. E ci ha portato, diciamo, davanti i migliori costituzionalisti, tra cui anche la Finocchiaro, che è la presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato. La dimostrazione di tutto quello che sto dicendo è perché ci vuole una politica non delle parole, ma la politica sul territorio deve essere una politica di fatti, una politica pratica. E quello che noi, provincia di Reggio Calabria, e con i fatti comunque che ancora purtroppo ci riguardano, neonata città metropolitana, stiamo ovviamente con l'elezione che c'è stata, purtroppo ci riguardano da vicino. Devo dire che purtroppo è una vergogna, bisogna andare avanti e il referendum costituzionale è la prova tangibile di come la città metropolitana sarà rappresentata all'interno della Camera del Senato. La Camera del Senato che non sarà più un doppione della Camera dei Deputati, ma sarà una camera di rappresentanza a livello proprio istituzionale, soprattutto per la città metropolitana, perché quando noi parliamo di multi-level governance, e sono termini che non tutti conoscono, dobbiamo capire che i fondi europei devono essere gestiti direttamente dalle città metropolitane, che sono quelli che dal punto di vista proprio geopolitico hanno più difficoltà e la provincia di Reggio Calabria deve essere superata. Quindi il sì nel referendum rappresenta il superamento effettivo delle province per la città metropolitana, insomma. Benissimo, Katia. Avvocato Castorina, ma questa Costituzione, composta, come abbiamo detto prima, da 139 articoli, io dico sempre che sono nelle case, non sono qui, sono nelle case, perciò tento di fare le domande che loro vorrebbero farti. Questa Costituzione, composta da 139, viene cancellata totalmente, viene annullata, oppure alcuni articoli vengono modificati. Che cosa avviene? Noi vogliamo capire, sapere quello che realmente avviene. La nostra Costituzione è la Costituzione più bella del mondo e i principi fondamentali che sono la parte principale della Costituzione rimangono invariati, non sono toccati, sono, diciamo, il nucleo duro di quella che è la carta costituzionale. Dall'altro lato c'è invece un intervento importante per semplificare e rendere più fluido il lavoro parlamentare con il superamento del bicameralismo paritario, che Ecco, sostanzialmente, spieghiamo giusto per perché. spiegare, Ecco. fa sì che una legge per essere approvata deve passare alla Camera e al Senato con lo stesso identico testo e che anche una minima modifica ritarda l'iter, chiaramente, insomma, l'iter legislativo per l'approvazione del testo definitivo. Invece, come diceva anche Katia precedentemente, la costituzione di un Senato delle Regioni rappresentativo dei territori, delle città metropolitane, con competenze diverse rispetto alla Camera dei Deputati, con numeri differenti dalla Camera dei Deputati, quindi solamente con 100 componenti, con costi differenti, quindi non con gente che sta là pagata più di 10.000 euro al mese per rappresentare il territorio, ma con consiglieri regionali e sindaci che sono già pagati per
per il ruolo che ricoprono, con competenze diverse, consente chiaramente un lavoro diverso, più fluido, proficuo. L'eliminazione all'interno della riforma costituzionale del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che se dovessimo fare un sondaggio popolare, io sfido anche una minima parte della popolazione che ci renda adotta dell'attività del CNEL negli ultimi 50 anni. Ritengo che nessuno sappia cosa ha fatto il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, ma sappiamo che è un costo importante per la politica. Aggiungiamo inoltre i tagli agli sprechi e alle risorse. Ecco, è evidente che la riforma costituzionale apre una riflessione che consente di rendere la macchina istituzionale più fluida e più veloce. Le ipotesi sono due, ossia no, non c'è una terza ipotesi, cioè possiamo farla meglio. Questa terza ipotesi non c'è, e chiaramente votare no vorrebbe dire rimanere nel pantano, fare permanere il Parlamento più costoso dell'Occidente, far rallentare i percorsi di approvazione delle leggi dello Stato. Vorrebbe dire mantenere le cose come stanno oggi. Ecco, se ci piace questo sistema di ora, legittimamente si può votare no. Se invece noi vogliamo ridurre i costi della politica, eliminare il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che non serve a nulla e che nessuno sa cosa serve, e superare il bicameralismo paritario, ecco, io ritengo che bisogna non solo votare sì, ma anche fare una campagna, non per un interesse del Presidente del Consiglio Renzi o del Partito Democratico, ma per un interesse del Paese che ritengo sia l'interesse prioritario. Ecco, su questo secondo me bisognerebbe aprire una riflessione anche sui contenuti oggetto della discussione della riforma. Questo referendum viene portato avanti, da quello che noi notiamo, noi piccoli, viene portato avanti come un dire no a Renzi. Ecco, non un Sbagliato. no a un no, ma un no a Renzi. Diciamo no a Renzi votando no, è così o ci stiamo sbagliando tutti? Beh, sicuramente Renzi non è soltanto il segretario del Partito Democratico che ha la maggioranza effettiva. E questa, sinceramente, è una proposta di legge che è diventata legge di un referendum costituzionale, espressione delle forze politiche all'interno del Parlamento. Quindi, quando determinati personaggi politici che hanno rilevanza comunque sul piano nazionale, anche componenti stessi del Partito Democratico, vecchia classe dirigenziale, vanno, cioè presenziano in trasmissioni televisive molto importanti facendo una campagna per il no al referendum, io penso che sia fondamentalmente una vergogna a livello proprio mondiale, ma per l'Italia. Perché sul referendum costituzionale non si può fare una campagna per il no, bisogna valutare quello che è meglio, quello che sarà appunto, diciamo, quello che sarà il risultato finale è ovviamente optare per un cambiamento. E il presidente Renzi dice questo: votare sì significa tagliare i costi alla politica, dare, diciamo, un taglio differente al sistema costituzionale. Diciamo che in un periodo, in un momento così particolare di crisi come quello che non solo sta attraversando l'Italia, ma anche l'Europa nel contesto mondiale, la riforma costituzionale ci dà molta più credibilità nel contesto mondiale. Cioè, il presidente Renzi, una battuta stupida, dice: Obama ride. Obama ride perché dice: quanti deputati avete voi? Quanti deputati abbiamo noi? E l'America, voglio dire, è uno stato federale, 100 volte più grande dell'Italia, eppure noi abbiamo tutti questi rappresentanti all'interno del nostro Parlamento. Cioè, bisogna dare un taglio netto a questa concezione sbagliata della politica, perché quello significa investire sulla poltrona, ma non sulla politica. Il 4 dicembre. Una Sì, prego, cosa, prego, prego. diciamo, ad adiuvandum, prima giustamente mi chiedevi relativamente a Bersani. Mo Bersani vota no, però in aula, nelle votazioni relative al testo della riforma, ha votato sì. Cioè, noi con la riforma costituzionale vogliamo eliminare poltrone e poltroni, cioè tutta questa gente che vive di politica, che non ha una professione, che è stata a spese dei contribuenti, noi vorremmo mandarla a casa. Cioè, è un messaggio molto semplice anche nella riduzione dei costi della politica. Ecco,
dai dati in nostro possesso, Sì. 490 milioni di euro annui di risparmio. Ci viene detto, non sono nulla, sono pochissimi, ma in questi ultimi 30 anni, D'Alema, Berlusconi, tutta questa gente che oggi è unita nel no, cosa ha fatto per risparmiare e per tagliare i costi della politica e degli sprechi? Esattamente nulla. Ecco, ora c'è l'occasione che viene data dai cittadini in democrazia di poter esprimere la loro preferenza e di votare o sì o no in base alle domande oggetto del quesito referendario. Su quelle domande si risponde. Vogliamo tagliare i costi della politica? Io dico sì. C'è chi dice no, legittimamente. Si vuole eliminare il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro? Io dico sì, anche perché non so cosa serve. Molti dicono no, però dico nel merito della questione. Vogliamo superare il bicameralismo paritario che consente che per essere approvata una legge lo stesso testo, unico caso o tra i pochi casi nelle democrazie europee, dove una legge per essere approvata deve essere approvata in due camere lo stesso identico testo? Io dico sì, magari c'è chi legittimamente dice no. Mi permetto di dire che se Renzi fosse per il no, io sono certo che D'Alema, Grillo e Berlusconi sarebbero stati per il sì. Questo, diciamo, è assodato. Ti volevo chiedere, se vincerà il 4 di dicembre il no, Nino, cade il governo. Il governo non penso che cade se si perde la riforma costituzionale. È evidente però che la scommessa del governo Renzi e il monito di Napolitano quando divenne Presidente della Repubblica chiedendo riforme radicali nel paese viene meno, quindi è ovvio che viene depotenziato il percorso di cambiamento e la grande stagione delle riforme che si sta avviando con Matteo Renzi. Io ritengo, dopodiché, che la legislatura andrà verso la fine, chiaramente però con un depotenziamento di quella che è l'impostazione, la governance assoluta, insomma, da parte del Presidente del Consiglio. Ricordiamoci inoltre che anche sul voto del testo in aula della riforma, il PD alla Camera e al Senato, anzi più al Senato che alla Camera, non è autosufficiente, cioè non lo può approvare solo con i suoi voti, perché il PD alle ultime elezioni non le ha vinte. Cioè, questo è un tema importante che spesso viene tralasciato perché viene detto, ma Renzi fa l'intesa con Verdini, fa l'intesa con altre forze politiche, per il semplice motivo che il PD non ha vinto le elezioni, quindi non ha la maggioranza autonoma al Senato, ragione per cui bisogna trovare convergenze larghe e ampie. Quindi cioè anche su questo bisogna fare chiarezza. In più, tra l'altro, dentro il PD ci sono delle sacche di resistenza di gente che chiaramente cerca di colpire la governance del Partito Democratico. Non è un caso che quelli che nel passato recente parlavano della ditta, della squadra, oggi sono in altri partiti. Vedi Stefano Fassina che parlava della ditta. Io ricordo la ditta di Bersani, la ditta, ora magari è andato in un altro partito. Alfredo Dattorre, eletto con i voti del PD in Calabria, dove ci ha rubato un seggio in Calabria, ora è in un altro partito, quindi tutti questi moralisti, questi paladini della democrazia e delle preferenze, però eletti ovviamente con la lista bloccata col Porcellum, ora sono in altri partiti. Quindi prima erano per la ditta, ora che invece il PD lancia un ragionamento sulla riforma costituzionale, che è la partita delle riforme chiesta anche da Napolitano quando è stato confermato Presidente del Consiglio, poi ovviamente ora c'è Mattarella, è la partita che purtroppo vede delle resistenze da parte di questa vecchia politica che però noi proveremo a travolgere, con i fatti. Questa vecchia politica, si parla spesso oggi di vecchia politica e anche la vostra presenza qua, vecchia politica intesa anche come età, no? E come vecchia politica intesa come vecchia politica intesa come clientelismo, come tutto quello che avviene. Mentre c'è anche la giovane politica anche come età. Una ragazza come te. Lui ha detto una cosa importantissima, Nino, poco fa, che molto probabilmente Berlusconi, Sì. Grillo avrebbero detto, votato sì, se Sicuro. è sicuro. Questo era, ecco, oggi come oggi ci sono delle forze, ad esempio, dalla parte centrodestra, dove ci sono anche
pezzi di sinistra che vanno a votare no. proprio per questo. Sta diventando una cosa stranissima questa. Come mai? Cioè, come la vedi tu, Katia, questa situazione? Guardi, noi siamo la prova tangibile di come Nino ha 30 anni, io ne ho 22 e veniamo a Telepiana a sostenere il referendum. Cioè, cosa significa fare politica? Fare politica significa essere presente sui territori. E fidatevi, e lo sapete benissimo perché l'esperienza vostra è quella delle generazioni passate, che pochi vanno a fare politica realmente sul territorio. Io ci credo in una politica che è quella fatta dai giovani, ma la politica dei giovani può essere fatta soltanto se il cambiamento viene fatto effettivamente da riforme di spicco, come il Jobs Act, che ha dato molti posti di lavoro e qua noi non abbiamo aziende, ma se a me è capitato di parlare con ragazzi anche di Milano, anche della Basilicata dove è presente la Fiat, il Jobs Act è un tipo di riforma del lavoro con un contratto indeterminato a tutele crescenti che ha dato opportunità a tanti ragazzi. Quindi il presidente, nonché segretario del Partito Democratico, non si può dire che non abbia fatto delle riforme per i giovani. Quindi anche la riforma costituzionale essenzialmente rappresenta una possibilità di cambiamento effettivo già dal superamento del bicameralismo paritario, perché una camera di rappresentanza territoriale è una camera che va diretta, cioè non è una camera, non dico inutile perché nel 1946 la situazione era completamente differente, ci trovavamo in un contesto politico, sociale, economico, dove si stava per combattere la guerra fredda, cioè oggi siamo nel XXI secolo, siamo nel 2016, le esigenze dei territori sono altri, dobbiamo cominciare a ragionare nell'ottica della globalizzazione e la vecchia classe dirigenziale mi dispiace ma non lo fa perché non sa parlare neanche l'inglese, quindi figuriamoci se può rappresentare cioè in modo dignitoso la Calabria o comunque la provincia di Reggio Calabria nei territori, capisce? Nei territori a Bruxelles dove c'è il Parlamento. È battagliera, eh? Katia è battagliera, vero? Katia Tripoda è molto, molto battagliera. Nino, ti chiedo, io dico, ripeto sempre, non per essere tedioso, sono dall'altra parte. Mi convinci a votare sì? Io ti convinco con un ragionamento. Guarda, intanto già i quesiti delle domande, secondo me, fanno, diciamo, comprendere per una persona ragionevole la risposta, diciamo, no? Allora, il tema è questo: per oltre 30 anni si è pensato agli interessi di pochi. Presidente Renzi, insieme alle forze politiche che sostengono la maggioranza di governo, hanno ritenuto fare una scommessa. Una scommessa per riformare l'apparato burocratico del nostro Stato, per innovare, cambiare con la responsabilità di chi vuole lanciare un messaggio di rinnovamento autentico e di chi dice faccio due mandati e poi me ne vado a casa, ci ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Rispetto a questo io dico, finalmente c'è l'occasione, attraverso la possibilità democratica di un referendum costituzionale che, lo specifico anche per chi ci ascolta, non necessita di quorum, quindi chi va a votare decide. Perfetto, questo Questo è un è, altro tema, chiariamo questo che cioè il non voto non c'è la vicenda del quorum per da la aggiungere. validità, quindi chi vota decide. Noi abbiamo la possibilità di non demandare ad altri la scelta relativamente ai temi oggetto del quesito referendario, dei quesiti referendari. Noi abbiamo la necessità però di avere uno Stato snello, uno Stato efficiente, uno Stato che attrae anche l'Europa e gli investimenti esteri. Uno Stato che ha bisogno di essere credibile. Abbiamo bisogno di governi stabili. Negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni si sono susseguiti governi su governi perché non c'era la stabilità politica. Rispetto a questo, noi cosa vogliamo fare? Noi, come diciamo, comitati per il sì, che sono comitati che non guardano solo il PD, ma che allargano alla società civile, a esperienze universitarie, ad associazionismo, a mondi i più diversi possibili. Perché è vero che c'è l'impegno del ministro Boschi e del presidente Renzi, ma è anche vero che è una riforma che trova larghi consensi, come anche larghi dissensi. Rispetto a questo, io dico, è arrivata l'occasione di eliminare gli sprechi. Eliminiamo i soldi nei gruppi regionali per i contrattini agli amici degli amici. Eliminiamo, no, eliminiamo, abbassiamo gli stipendi dei consiglieri regionali che prendono oltre 10.000 euro al mese e li parifichiamo al sindaco della città comune capoluogo di provincia.
tagliamo gli sprechi, consentiamo un apparato di Stato più snello e individuiamo nei rapporti tra Stato e Regione delle competenze che ritornano allo Stato per evitare che ci sia un turismo in Calabria e un turismo in Campania differenti, cioè con leggi differenti. Costruiamo un Senato delle Regioni che è il Senato dei territori. Ed è anche vero il fatto che i sindaci e i consiglieri regionali spesso si recano a Roma per interfacciarsi e per intervenire al fine di risolvere problematiche territoriali. Ecco, il Senato dei territori, il Senato voluto dal Presidente Renzi, dalla riforma costituzionale, è il luogo preposto per discutere dei problemi dei territori. Diamo la disponibilità di avere una Camera dei Deputati che possa legiferare in modo sereno, snello e veloce. Eliminiamo il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che è uno scandalo di spreco di risorse pubbliche e che non ha prodotto nulla, nulla, e lo ripeto, lo ripetevo prima, ma lo dico anche ora, io sfido chiunque a dirmi una cosa che ha fatto il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro negli ultimi 30 anni. Rispetto a questo io dico, c'è questa Scusa. possibilità. L'altra possibilità è rimanere le cose come sono, e la storia che verrà modificata dopo è una grande balla, è una grande balla perché sono 30 anni, infatti pure la penna si è, diciamo, esplosa, perché è proprio è un dato di fatto che è una balla, perché sono 30 anni che noi aspettiamo queste cose e non sono state fatte. È stata fatta la bicamerale con Massimo D'Alema. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una campagna sugli sprechi e i costi della politica, ma non ha nei fatti ora la possibilità di tagliare e non taglia perché dice si poteva fare meglio, però purtroppo nel quesito referendario l'ipotesi 3, si poteva fare meglio, non c'è. C'è l'ipotesi o sì o no. Quindi essendo che non c'è tra l'altro l'ipotesi si poteva fare meglio, noi oggi abbiamo questa possibilità. Su questa possibilità ci giochiamo la faccia rispetto a quello che è la nostra idea, ovvero sia di snellire e rendere più efficiente il sistema e l'apparato dello Stato. Grazie, questo snellire che dice Nino, necessariamente per forza significa anche togliere poteri a determinate persone, togliere poteri alle regioni, togliere poteri, non dico alla città metropolitana nascente perché sarebbe un gravissimo errore, no? Però deve necessariamente per forza togliere dei poteri. È vero o no? O mi sto sbagliando? Allora, la questione forse più dibattuta della riforma costituzionale riguarda effettivamente le regioni. La legge numero 3 del 2001, nonché legge ovviamente di riforma costituzionale che è andata a modificare il titolo quinto della nostra Costituzione, è stata voluta dal centro-sinistra. Abbiamo votato tutti, anzi io non ho votato perché ero piccolina, però hanno votato tutti per questo referendum. Ma si può parlare di federalismo in Italia ad oggi? Qual è stato l'errore della vecchia classe dirigenziale in passato? Non ha calcolato che dare fondi pubblici, mettere subito fondi pubblici nelle mani delle regioni, e parlo proprio in parole povere, avrebbe causato grossi danni, perché l'Italia effettivamente non era pronta. E infatti, cosa è successo alla sanità calabrese? La sanità calabrese è uno dei tanti esempi dei buchi neri che effettivamente sono stati causati sul territorio, ma andiamo sul pratico, sul tecnico. Pratico-tecnico, ragioniamo in linea in ottica di referendum, quindi dobbiamo fare l'abitudine se andiamo comunque a votare. La legislazione è differente. Perché è differente sul territorio la legislazione? Perché, come ben sappiamo, ci sono materie di competenza concorrente, materie dove con lo Stato, materie dove la Regione legifera tranquillamente. La riforma costituzionale toglie potere alle Regioni, perché? Perché effettivamente va contro quella che è la possibilità delle aziende, anche delle multinazionali stesse, di espandersi sul territorio. Ci sono molte aziende, e soprattutto non le grosse multinazionali, ma anche le piccole aziende, i piccoli imprenditori, le medie imprese, che non riescono ad allargarsi, espandersi sul territorio. Perché? Perché le faccio un esempio. Io sono un'azienda milanese che voglio espandere la mia azienda sul territorio dell'Emilia-Romagna. Se la legislazione,
della regione Lombardia è differente dalla legislazione della regione Emilia-Romagna, che è ancora più differente da quella della regione Calabria. Come può un'azienda allargarsi sul territorio? Questo è il quesito posto da Matteo Renzi e da ovviamente molti componenti, deputati, onorevoli della classe dirigenziale, che sostengono Matteo Renzi all'interno del PD. Cioè, bisogna ragionare in un periodo così di crisi. Nella praticità dei fatti, cioè se una riforma costituzionale può migliorare il futuro e permettere il cambiamento, dobbiamo ragionare in termini proprio di aziende, di imprese sul territorio, perché il boom degli anni 60 ci ricorda che tutti i ricconi sul territorio nazionale sono figli di quelli che si sono fatti sul territorio italiano e si sono espansi nel mondo attraverso l'azienda italiana che porta il nostro nome. Quindi noi lo dobbiamo fare sul nostro territorio, lo possiamo fare solo se c'è una legislazione unitaria. E questo la riforma costituzionale lo permette. Questo come tantissimi altri problemi delle regioni, come le ho detto prima, la sanità stessa, come i trasporti, che vengono gestiti male i fondi europei. Si parla di alta velocità, ma quale alta velocità? Come possiamo parlare di turismo se non c'è una legislazione unitaria che ci permette di paragonarci alla regione Lombardia? Cioè, cosa abbiamo noi in meno della regione Lombardia? Perché c'è più presenza di industria sul territorio? Cioè, noi potevamo essere il quadruplo della regione Lombardia per quello che noi possiamo produrre sul nostro territorio, eppure non succede. E come Quindi, no. Prego, prego, spero che continui. la città metropolitana. Spero tantissimo che la città metropolitana e soprattutto il sindaco Giuseppe Falcomatà, spero veramente che con la riforma la rappresentanza locale si batti per quelle che sono le istanze territoriali. Queste istanze territoriali, diceva una cosa bellissima, no? L'alta velocità, la sanità. Cioè, noi siamo in una situazione veramente purtroppo drammatica. In certe situazioni, quando parliamo di sanità cominciamo un attimino a tremare, quando parliamo di alta velocità ci dovremmo non noi vergognare, ma si dovrebbero vergognare gli altri che siamo in una situazione. Come si possono chiarire, ecco, la regione, le competenze che ognuno spetta? Allora, nella riforma costituzionale, come diceva anche precedentemente Katia, cosa succede? Succede che conflitti di competenza tra Stato e Regione, che erano normati dall'articolo 117 al titolo V, vengono chiariti, tanto è vero che in materia di energia, in materia di infrastrutture, in materia energia, infrastrutture e turismo, queste competenze ritornano allo Stato, consentendo quindi una politica di turismo nazionale, non una politica di turismo differente tra regione e regione, lo stesso per quanto afferisce, diciamo, i trasporti, le infrastrutture e via dicendo. È evidente che per quanto riguarda l'alta velocità, insomma, vi do una notizia, ma che già, insomma, penso sia anche di dominio pubblico, nei patti per il Sud, voluti dal Presidente del Consiglio Renzi, proprio nella giornata di ieri ho anche diramato una nota stampa rispetto a questo. Cosa succede? Succede che finalmente verrà fatta l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, il che consentirà ovviamente un accesso più rapido e più veloce, tra il nostro territorio e le regioni circostanti. È evidente che questo da solo non basta, va anche pensato un sistema di collegamento sempre più efficiente, sempre più moderno, anche perché lo sviluppo della Calabria passa chiaramente da un collegamento, importante con il resto dell'Europa, con il resto del Mediterraneo. Anche la nostra posizione, centrale nel Mediterraneo va ovviamente, valorizzata. Sulla piana di Gioia Tauro, dove oggi siamo, c'è il porto di Gioia Tauro che è un esempio anche tangibile, e che deve essere un luogo, da stimolare in quello che è lo smercio delle merci, dei prodotti con il resto dell'Europa, ovviamente alimentando i controlli, il monitoraggio, per evitare che venga, reso noto solamente per, procedimenti che non rientrano nella legalità, che invece è la nostra stella polare. Non amiamo essere vittime a quanto sto sentendo, anzi, No. vogliamo essere battaglieri perché non ci piace essere vittime, no?
Come Cioè noi vedi? possiamo, scusami, Sì, possiamo essere prego. appunto protagonisti del nostro futuro sicuramente, ma del nostro presente soprattutto, anche perché l'idea che il futuro è dei giovani è un'idea che a me non piace. Io sono dell'idea che il presente è dei giovani. Quando parlo di giovani, di rinnovamento, io non guardo solamente l'età anagrafica o Perfetto. il biglietto da visita, ma guardo le idee innovative, guardo l'approccio al mondo, all'Europa, alla nostra regione, senza pensare a quelle politiche assistenzialistiche che hanno prodotto negli ultimi anni il dissesto morale ed etico, proprio perché non hanno visto una programmazione strategica relativamente alle esigenze della collettività e agli interventi da fare per il rilancio della nostra terra. Ma quello che noi vogliamo fare, lo stiamo facendo anche con Giuseppe Falcomatà, è la programmazione strategica, la programmazione per rilanciare il nostro territorio. Partendo ovviamente da tutti i comuni che compongono la città metropolitana, e con la consapevolezza che se passa la riforma, in quello che sarà il Senato dei Territori ci sarà anche il nostro sindaco. Questa è una cosa importantissima che dà rappresentanza istituzionale al nostro territorio, alla nostra regione, alla nostra provincia. L'idea che si era paventata prima dell'elezione della città metropolitana, ovvero di un'impostazione regiocentrica, è nei fatti quotidianamente smentita. Tant'è vero che la nostra presenza in tutto il territorio è capillare, gli interventi che noi vogliamo fare sono abbastanza netti, chiari, come chiara e netta è la nostra volontà di velocizzare quell'iter costitutivo dello statuto che poi consentirà l'avvio vero e proprio, l'incipit della città metropolitana. Pure Dopo ti faccio una domanda che non dura. riguarderà Pure più, non riguarderà più il dura. referendum, ma riguarda, voglio capire un'altra cosa, però intanto voglio chiedere a Katia Tripodo, voglio chiedere, cioè, vedo che non ti posso mettere in difficoltà, però una domanda te la voglio fare, vediamo, non ci riuscirò lo stesso. Grazie. Il cavallo di battaglia per una vita di Berlusconi è stato il Ponte sullo Stretto. Guarda caso. Diventa un cavallo di battaglia anche per Renzi. Come mai? Che succede? Cioè, c'era un patto veramente allora? Non lo so, io entro in difficoltà. Guardi, io penso come tutti i cittadini, ovviamente faccio parte di un partito della giovanile, il Partito Democratico. Quello che le voglio dire è questo, non perché Berlusconi sia, è stato ovviamente, ha fondato Forza Italia e comunque sia il massimo forse rappresentante della destra italiana, significa che abbia fatto sempre e solo cretinate in Italia. Cioè il ponte effettivamente è un'idea meravigliosa. Ma dove sta la situazione? Perché il Presidente del Consiglio l'ha tirato fuori? Sicuramente, cioè, sarebbe stupidi, ipocriti dire che non è una mossa politica. La politica è fatta anche di questo, purtroppo. Purtroppo perché c'è chi si interessa della Costituzione, c'è chi ha studiato e allora capisce e dice io voto per questo motivo. Ma c'è anche chi non ha studiato, quindi se deve andare lì a dare un voto, cosa fa? Guarda la televisione e dice Renzi ha promesso che ci darà il ponte sarà quello che ha fatto Berlusconi, non l'ha fatto Berlusconi, lo farà Renzi che ora è Presidente del Consiglio. Il Presidente dice, attenzione, è vero, io non l'ho tirata ora per il referendum, la questione del ponte. Il ponte faceva parte già del mio piano, dei miei piani, del mio programma di governo. La tiro fuori ora perché si sta parlando di alta velocità. Abbiamo stipulato i patti per il Sud, abbiamo parlato dell'alta velocità che riguarda Salerno, come ha già detto Nino, da Salerno a Palermo, e quindi c'è un piano proprio riguardante anche ovviamente la politica che sta facendo il ministro Delrio, il ministro delle infrastrutture, nonché fautore della legge Delrio sulla città metropolitana, molto criticato. Però voglio dire, il ponte ora non può essere una priorità, purtroppo, non può essere una priorità. Ma io sono convinta che
Il ponte un giorno si farà, voglio essere positiva, perché il ponte non solo darà tantissimi posti di lavoro, ma sarà anche veramente il fiore all'occhiello per tutto il mondo finalmente. L'Italia sarà veramente rivalutata, soprattutto la città di Reggio Calabria, ma adesso dobbiamo puntare sulla scuola, dobbiamo puntare sulla sanità, dobbiamo puntare sul territorio, sullo sviluppo economico, sullo sviluppo del turismo, su tutto lo sviluppo territoriale. Quindi anche il Presidente l'ha detto, è vero, ho tirato fuori la storia del ponte, siamo in campagna. Però è anche vero che io ho fatto altro in questi anni, non bisogna soltanto guardare il ponte, se pensiamo alle unioni civili, il Papa è presente, il pontificato è presente in Italia, a Roma, ma come si poteva mai pensare già ai nostri mio padre, cioè mio nonno, come si poteva parlare di unioni civili? Eppure le unioni civili rappresentano veramente il cambiamento, apportato ovviamente dal Partito Democratico con a capo Matteo Renzi. Quindi io penso che il ponte sia stato ok, sia stato tirato fuori, le polemiche e quant'altro, ma io penso che il presidente, indipendentemente se sia stato Berlusconi o Renzi, il ponte è una cosa bellissima per noi, soprattutto per Reggio Calabria, quindi io spero che si farà veramente, indipendentemente se è stato tirato fuori per polemica o per prendere voti o tutte le cose che si sono dette, giustissime, perché non ci nascondiamo dietro le stupidaggini, ma la politica è fatta anche di questo, ecco, parliamoci francamente, destra o sinistra, purtroppo. Giovane democratica. No, io posso dire una cosa, sì. Cioè, premesso che preferisco, diciamo, i ponti e i muri, per come, diciamo, concezione ideologica, sì. Diceva giustamente bene Katia Tripodo, dicendo che il ponte non è una priorità, ma è evidente che nel momento in cui c'è l'alta velocità, c'è un sistema di collegamento aeroportuale importante, la Calabria è connessa al resto del mondo, al resto dell'Europa, al resto dell'Italia, per quale motivo bisogna dire di no a un'ulteriore infrastruttura importante che può collegare la Calabria con la Sicilia? Quindi non si può banalizzare la discussione sul ponte dello stretto con un semplice sì o con un semplice no, però allo stesso modo, dal mio punto di vista, ovviamente, io che sono, diciamo, di mio fiducioso rispetto alle grandi opere e alle infrastrutture, ritengo che nel momento in cui la Calabria sia collegata bene con il resto dell'Italia, non vedo perché bisogna essere catastrofici rispetto alla costruzione di una opera o di un'infrastruttura che possa collegarci con la Sicilia. Prima dell'appello finale, che glielo faremo fare a Katia poi per votare sì, anche se è più convincente. No, non è più perché con te voglio toccare un altro, diciamo, no, purtroppo non mi piace, voglio tornare indietro, dimentichiamoci per un attimo della riforma, e io ti porto un attimino nella città metropolitana. Ma siamo sempre là. No, non siamo sempre là. A che punto è la città metropolitana? Tu sei stato uno di quelli, l'abbiamo letto sui quotidiani, giusto? Cosa? Ti spiego subito. Non andiamo avanti, non possiamo presentare un bilancio di previsione, non possiamo fare questo perché ancora il presidente Raffa vuole arrivare a febbraio. Non si dimette. Perché? Perché si dice che non è stato neanche invitato quando c'è stata l'assemblea dei sindaci e lui non gli è stata data la possibilità di dire via dicendo. Tu hai detto no, ti devi, portando tutto il rispetto possibile e immaginabile nei confronti della... Cioè, a che punto siamo? Vorrei capire io, perché la provincia deve fare quelle che sono le cose essenziali, non può fare altro. La città metropolitana è là. Vi riunite molto probabilmente, sicuramente, però non potete legiferare, non avete un bilancio in cui dite noi stanzieremo questo, faremo... Non avete nulla fondamentalmente. Com'è questa situazione? Oh, ero proprio ieri a San Luca, ho incontrato il presidente Raffa, mi ha detto, ma tu mi stai attaccando personalmente? No, guarda, personalmente proprio no, però oggettivamente alcune cose non vanno per il verso giusto e bisogna cambiare, anche lo slogan del referendum si cambia. Io ho presentato un ordine del giorno che tra l'altro è stato votato all'unanimità dei consiglieri comunali relativamente alla situazione economico-finanziaria dell'ente, ma non per una vicenda personale nei confronti del presidente Raffa, tra l'altro, diciamo,
di cui non ho alcun tipo di risentimento personale, ci mancherebbe altro, sicuramente però non condivido quello che è il suo percorso da giugno ad oggi, perché è vero che la legge Delrio non disciplina questo conflitto di competenze in questa fase ove si sta lavorando alla predisposizione e alla stesura dello statuto, ma è anche vero che c'è in ognuno di noi anche la responsabilità di poter velocizzare un percorso il cui interesse finale è quello di dare una mano ai territori, di dare una mano ai comuni. Quindi io ho presentato questo ordine del giorno che è stato approvato, dove chiedo la situazione economico-finanziaria dell'ente da giugno ad oggi, perché mi risulta che sono in prosecuzione i contratti di collaborazione dello staff del presidente Raffa con delle somme comunque diciamo ingenti che avremmo potuto utilizzare per altre cose, sicuramente delle cose più importanti, sicuramente delle cose dignitose. Io l'altro giorno ero a Melicucco e mia collega consigliera comunale Bernadette Scattareggio mi raccontava di un ragazzo ipovedente che ha bisogno di un sussidio per poter acquistare dei libri di testo e poter avere garantito il diritto allo studio. Ecco, quando io vedo che anche piccole somme vengono utilizzate per la collaborazione dello staff di un presidente decaduto e non vengono utilizzate per aiutare le fasce più deboli, ecco, vabbè, questa cosa dà parecchio fastidio. L'ho detto in aula, lo ridico anche qua. Vengono nominate le persone nei CDA della Svipro Re, che è la partecipata della provincia. Vengono fatte delle variazioni di bilancio, come per esempio sull'aeroporto, dove il Consiglio Provinciale aveva previsto 1,6 milioni di euro, se non sbaglio, e un'altra parte delle somme è stata invece spostata per interventi relativi alla manutenzione stradale. Ecco, io ritengo che questi temi non sono temi di natura personale, ma ritengo che siano temi di dibattito politico. Ecco, su questo io vorrei avere chiarezza. Relativamente appunto alla spesa da giugno ad oggi. Allo stesso tempo, in tutta Italia, nelle città metropolitane, non c'è questa situazione, né è stato nominato un commissario laddove il presidente della provincia si è dimesso. Quindi anche questa storia del commissario e dei costi maggiori sono delle balle, voglio dire, insomma, ma lo dico. Ripeto, non ponendo questioni di natura personale, ma io ritengo che basta ascoltare quello che ho detto, sono diciamo vicende di natura politica, insomma, no? Quindi io dico, se si è votato per il Consiglio metropolitano, se c'è un sindaco della città metropolitana, per quale motivo rallentare questo percorso? Per quale motivo rallentare questo percorso? Guarda caso poi il presidente Raffa, insieme ai suoi compagni di partito, guarda caso, sono anche loro, relativamente alla riforma costituzionale, per il no, proprio perché vogliono mantenere la loro poltrona. Quindi, insomma, non è una novità. Per fortuna, comunque, nell'ultimo Consiglio metropolitano abbiamo fatto partire le commissioni che stanno già predisponendo la bozza di statuto, che sarà discussa con l'Assemblea dei Sindaci nella massima condivisione possibile, che sarà pubblicata per eventuali altri aggiustamenti, integrazioni da parte dei vari consiglieri comunali e degli stakeholders che vogliono contribuire a migliorare quella che sarà la Magna Carta della città metropolitana. Il 24, se non sbaglio, abbiamo Consiglio metropolitano. Io credo che entro la fine del prossimo anno abbiamo già ultimato questa fase Dello statuto, diciamo. dello statuto e quindi insomma anche risolto la vicenda relativa a questo conflitto, neanche un conflitto perché non un altro interlocutore, diciamo il Presidente della provincia è finita dal giugno, quindi non è manco un conflitto. Questa dicotomia, questa situazione oggettivamente paradossale, anche imbarazzante, voglio dire, insomma, perché comunque c'è un sindaco della città metropolitana, è una situazione un po' Diventerete imbarazzante, operativi da marzo. ecco. Ma pure prima, secondo me, pure prima, insomma, noi abbiamo statuto, ci stiamo lavorando quotidianamente con i gruppi di lavoro e con le commissioni, devo dire la verità, proprio perché siamo sulla piana
di Gioia Tauro, anche le forze, diciamo, del centrodestra stanno dando una mano molto operativa, anche Mimmo Giannetta sta lavorando bene insieme a noi. Domani, prossimo giovedì sarà qua. Stava lavorando bene insieme a noi rispetto al lavoro di stesura del testo definitivo dello statuto. Fabio Scionti allo stesso modo, insomma, c'è oggettivamente un grande lavoro che si sta facendo anche il sindaco Lamberti. Insomma, si sta lavorando assieme con tutte le forze politiche. Già è stato nominato il vice sindaco della città metropolitana, Ah, questo. che è l'avvocato Riccardo Mauro, che è una persona preparata, competente, è un giovane avvocato, un brillante consigliere comunale. Quindi, diciamo, noi siamo a pieno regime rispetto a quello che vogliamo fare. Abbiamo questo freno a mano tirato diciamo, per responsabilità non nostra, perché il presidente Raffa, ripeto, nessuna questione personale, però oggettivamente non si può tacere, anche perché in questo caso il silenzio sarebbe essere complice di questa situazione. Fermiamoci qua, Katia. L'appello al sì. L'appello al sì. Basta Basta un sì. Facciamo un sì, vediamo. una battuta. Facciamo finta di essere davanti alla BBC. E Telepiana ha la sua stessa importanza, soprattutto per noi che siamo città metropolitana. Sicurissimo, Ma facciamo guarda. Perfetto. finta di essere in campagne elettorali americane. I can, cioè io posso se voto sì. E volevo fare un ulteriore appello e poi chiudo. Volevo invitare i professori, soprattutto all'interno delle scuole, a leggere la Costituzione ai ragazzi, perché i ragazzi, molti di questi, compiono la maggiore età e andranno a votare il 4 dicembre. E non soltanto i ragazzi all'interno delle scuole, che devono sviluppare il pensiero logico. E lo possono fare solo se ragionano sulle cose, così si cresce. E lo dico io da giovane democratica che faccio un percorso di crescita all'interno del mio partito. E quindi devo ringraziare soprattutto anche il mio sindaco, devo ringraziare anche Nino, devo ringraziare tutti quanti a Reggio, perché mi danno sempre l'opportunità di crescere all'interno del mio partito, all'interno ovviamente del mio territorio. Se sono qui oggi devo anche ringraziare Ecco, parliamo di te. ti sei subito, vedi, mi ha fatto piacere che ti sei proprio corretta, no, corretta. Visto che parlava però di diciottenni, visto che parlava di diciottenni, mo' è venuto in mente anche un'altra cosa. Col presidente del Consiglio Matteo Renzi e col governo Renzi, quest'anno ci sarà un bonus di 500 euro per i diciottenni con una carta, una procedura informatica che consentirà a chi ha compiuto 18 anni di avere 500 euro da investire in cultura. Un altro esempio tangibile dell'impegno, della volontà, della forza, del governo Renzi nel guardare a un orizzonte più ampio che quello delle nuove Oltre generazioni. già agli altri 500 che c'erano per gli insegnanti, Sì, il per governo Renzi vuole. quello ormai gli diceva lei Ha si è, questo problema che vuole aiutare vedi, tutti. Katia si è salvata alla fine perché stava parlando Reggio ha aperto al territorio, questo territorio, noi lo ricordiamo in quelle benedette trasmissioni che abbiamo fatto di Reggio Città Metropolitana e Reggio Reggio e Reggio è il territorio, questa è la Ma cosa. io il mio territorio lo amo tutto, il mio territorio metropolitano. Ora si chiama metropolitano perché ci sono differenze di amministrazione, però il mio territorio provinciale io lo amo tutto. E sicuramente questo perché l'educazione che mi ha dato la mia famiglia, essere aperti, viaggiare tanto, soprattutto prima per conoscere il proprio territorio, conoscere i piccoli comuni. Forse se faccio politica ad oggi nel mio piccolo è perché vengo qui e so effettivamente dove sono. E mi piace venire Perfetto. qui e parlare con tutto il territorio della mia città metropolitana. Quindi lancio l'hashtag, come già l'ha lanciato il sindaco, sei tu la mia città. Piana TV, la nostra BBC, La mia come. città metropolitana, quindi tutti i comuni, tutte le istanze territoriali devono essere salvaguardate e Le tutelate. televisioni locali hanno un'importanza notevole. Io invito anche i telespettatori a vedere chi sono le persone che dicono no, Va cioè i bene. rappresentanti che dicono no, cioè basta guardare, diciamo. Cioè, ci sono anche persone, oggettivamente persone per bene, in gamba, e anche amministratori preparati, però diciamo se uno guarda la totalità, diciamo, di quelli che a Reggio Calabria dicono no, basta, cioè, insomma, è l'espressione palese e manifesta del fatto che sono quelli che vogliono conservare la vecchia politica. Ringrazio di vero cuore Nino Castorina, l'avvocato Castorina, ringrazio Katia Tripodo, spero di avervi ancora ospiti a
a questa trasmissione perché siete delle persone veramente gentili, delle persone capaci, delle persone che tra emittente e ricevente non c'è un ostacolo, ma c'è un'apertura che veramente il messaggio arriva con facilità. Grazie a tutti, alla prossima, buona serata.